Problema. Ah, cazzarola. Ci sarà un modo per aprirlo. Forse quella specie di casa? Ok, andiamo. Finiremo in un documentario? No. Zitto, forza, andiamo. I bastardi avevano previsto tutto. Chi è T? Pare che truccassero i bilanci. Losco. A dir poco. Ryan starà bene. È un tipo in gamba. Forse è più al sicuro di noi. Dai.
Che cos'è? Arum Scarum. Hai visto, Katie? Guarda. Allora, hai mai usato una gru prima d'ora? A dire il vero, da piccolo, in sala giochi me la cavavo abbastanza bene con la macchina dell'artiglio. E mi chiamavano la mano amica. No, no, Oh, l'ho capita ora, bene. Senti, vedi se riesci ad abbassarla, così guardo nel cofano. Bene, ok, capito. Guardami le spalle, ok? Certo. Molto bene. Direi che alcune mamme dovrebbero educare i figli a essere un filo più ordinati. Ok, vediamo che cosa abbiamo qui. Bene, non è troppo complicato. Rieccoti, mano amica. Che cavolo stai facendo? Scusa. Oh, cazzo. Ok. Speriamo bene. Ben fatto! Sì, ho scoperto un talento. Era ora! Magari riusciamo a metterla in moto. Oh, super! Merda.
adesso, arrugginite! Dylan! Dylan! Va via! No, no, io non ti lascio! Va via! Dylan, non ti... Vattene subito! Via, Caitlin! Stai lontano da me! Beh, ci metteranno un po' per entrare. Questo posto è enorme. Devo riposare un po'. Presto starai meglio. Fico. Io sto davvero bene, in realtà. Che cosa fai? Smettila. Lo senti anche tu? No. Non importa. Cerchiamo un'altra strada per arrivare a Chris Hackett. O solo per andarcene, magari. Basta con le fughe e le pugnalate. Certo, è una via d'uscita. Bene. Fa attenzione. Ok. Che cos'era? Credo. Che abbiamo trovato Chris Hackett. Sparagli! Thank you.
Che piacere rivederti. Sono felice del tuo ritorno, specie ora che i parassiti sono sempre meno. Qualcuno rimane, ma c'è ancora tempo. Su, dimmi, cosa è stato trovato? Diamo un'occhiata? Morte. La morte assume molte forme. Indica cambiamento, transizione, trasformazione, spesso interpretata come un faro di speranza. Nel tuo caso indica... Beh, indica solo morte. Il sole, la vitalità di un nuovo giorno. C'è ancora tempo per svegliarsi al tepore di una notte superata. Tue le scelte, tue le azioni, la tua stessa vita in bilico. Spetta a te trovare la strada nell'oscurità e vedere il sorgere del sole ancora una volta. Giudizio. Il giorno del giudizio è su di noi. Questo ci si aspetterebbe dalla carta, eh? Ma forse in questo caso è un po' più semplice. Probabilmente il proprio giudizio, una rapida decisione da prendere, può salvare dalla propria personale resa dei conti. Ogni passo conta, ogni decisione fa pendere la bilancia da una parte o l'altra. Fai con calma, pensa, e forse sopravvivi. Mai fermarsi alle apparenze. Desideri che te lo mostri? No? Ok. Se è quello che vuoi. Un'ultima volta. Torna. Torna e falla finita.